Ragazzi, per quanto Fleximan sia un fenomeno condannabile, è nato per le scelte scellerate di amministrazioni di sinistra. E la sinistra che fa, invece di capire che c'è un problema alla base dovuto alle loro scelte, continua sulla sua strada, nel green assoluto a discapito della popolazione. Ora, non sto qui a giustificare Fleximan, ma dico alla sinistra di aprire ogni tanto gli occhi e vedere la realtà che li circonda. Perché queste scelte, a mio avviso, hanno due obiettivi: disincentivare l'utilizzo dell'auto al popolo, questo popolo che puzza, casa mia puzzava, e fare cassa, tutto verso un orizzonte green. Per fortuna che c'è Cruciani, voce libera, che prova a fargli capire le cose. Mi piace per l'amico Giarrusso, che considero una persona intelligente, ma ha detto una serie di banalità sconcertanti, no? Cioè, potevi fare a meno di entrare dentro quello studio, caro Giarrusso. Purtroppo non sono di fronte a te, non te lo posso dire, te l'avrei detto di persona. Tu hai detto una cosa: uno, bisogna rispettare la legge. E grazie al, si potrebbe aggiungere, ma non lo dico. Segare i pali, seconda e rispettare cosa, la legge, seconda no? Cosa. Aspetta, sì, ma voglio dire, è una banalità a dirlo, cioè non è che nessuno qui dice che deve essere, se dovessero beccare Fleximan o i vari Fleximan, nessuno qui dice che non deve essere punito, cioè è evidente che è così che sarà punito. Quindi? Prima di continuare con il video però vi chiedo un favore, di iscrivervi al canale, è gratis, ogni giorno troverete nuovi video, cosa aspettate? Numero due, hai detto la questione dei morti è una roba, è il ricatto di questi giorni. Chi dice, chi sostiene che i 30 all'ora sono una stupidaggine? Chi sostiene che in fondo spesso i comuni usano l'autovelox per taglieggiare le persone? E tu lo dovresti sapere bene perché ti sei occupato di cittadini a lungo, certo. Quando facevi giornalista, quando facevi l'inviato delle Iene, quando dici una cosa del genere non è che automaticamente sei per quello che taglia, significa che c'è un fenomeno. Cioè, significa che c'è un fenomeno in corso. Il fenomeno è quello che Fleximan, volenti o nolenti, e siccome le persone sono dalla sua parte, tutti i sondaggi lo dicono. Ma questo è grave. Cosa significa? Che non è grave, è perché spesso i fenomeni accadono perché ci sono delle persone che portano avanti certe istanze in maniera chiaramente criminale. Poi tu vedrai che molti di questi autovelox non verranno ripristinati. Perché Fleximan, ripeto per l'ennesima volta, è il sintomo di qualcosa che non funziona. Certo, un sintomo violento, criminale, stai giustificando un crimine, però. Ma tutto questo è banale. Ma chi ha detto che vuole eliminare dal codice? Se dici che nasce per delle ragioni, lo sto giustificando. Stai dando ragione, certo, a assolutamente. Chi fa una scelta criminale, Giuseppe. Perdona, te lo dico in amicizia. No, non sto dando ragione a questo. Cerca di... Scusami Dino, però io ti perdono perché evidentemente non ci arrivi. Cioè, se io ti dico che Fleximan... No, perché se io ti dico che Fleximan è un criminale... Dunque, mettiamo da parte questa banalità. Mettiamo da parte questa enorme banalità. È chiaro che chi taglia un palo, chi commette un crimine contro un bene pubblico, punto. È un criminale. Ed è ingiustificabile. Sì, d'accordo. Io però guardo il fenomeno. Questo, scusami se guardo un po' al di là di quello che... Guardo il fenomeno. Il fenomeno cosa significa? Molti sindaci non vogliono rimettere gli autovelox. Male. Ha consenso nell'opinione pubblica. Cosa significa? Che c'è un problema che i comuni spesso taglieggiano i cittadini onesti, i cittadini che non ammazzano le persone per strada, ma vanno a 5 all'ora, a 6 all'ora in più rispetto al limite di velocità. In base a quale dati tu, scusami Giuseppe, in base a